intanto con l'aspettativa che noi rincorriamo da tempo di dare la massima informazione sulla nostra vicenda e raccontare la nostra verità, perché siamo sicuri che riusciremo a venirne fuori da questa cosa. Ringrazio soprattutto la stampa che ci sta vicino, ci sta supportando e ci sta dando anche la forza di andare avanti. Noi stiamo facendo di tutto per ripartire con le attività del Sant'Anna nell'interesse dei pazienti, nell'interesse dei lavoratori e nell'interesse di una sanità calabrese che io credo non possa fare a meno di una eccellenza come quella del Sant'Anna. Questo è il mio obiettivo e chiaramente sono grato al Consiglio Comunale che ha voluto un intervento mio che insomma io farò a nome proprio dell'eccellenza che il Sant'Anna rappresenta, e proverò e questa cosa sicuramente rappresenterà un piccolo passo avanti verso la soluzione del problema, ne sono certo, perché i consiglieri sapranno come fare, sapranno che tipo di indirizzo formulare e magari insieme a noi provare a incontrare il commissario ad acta longo che è quello che deve dire l'ultima parola sulla vicenda. Io credo che oggi è una giornata importante. La possibile soluzione è quella più semplice, cioè quella che noi ci aspettiamo, perché come poi proverò a dimostrare anche dopo, noi il Sant'Anna è perfettamente in regola con i requisiti, è perfettamente in regola con tutti gli adempimenti di legge. Il problema nasce da un cortocircuito, come più volte lo abbiamo definito, tra le istituzioni, quindi tra l'ASP e la Regione, che non ha portato a compimento l'iter amministrativo burocratico finalizzato al rinnovo del nostro accreditamento. Il problema è lì, non è un problema di Sant'Anna. Sant'Anna è in piena regola e noi siamo pronti a dimostrarlo dappertutto. Ci sono 300 interventi che dal 26 dicembre noi non abbiamo potuto fare. Abbiamo continue richieste di pazienti che disperati ci chiedono quando riapriremo, sono 280 interventi non di frattura al polso o di altra o di unghia, sono interventi che hanno di pazienti che lottano tra la vita e la morte e che purtroppo abbiamo testimonianze e possono essere viste sulla nostra pagina Facebook. Abbiamo testimonianze di pazienti che sono stati costretti già oggi a partire per fare l'intervento fuori. Questo non vuol dire che in Calabria c'è solo il Sant'Anna, ma vuol dire che probabilmente l'offerta cardiochirurgica non è sufficiente a soddisfare le esigenze dei calabresi. Se è vero, come è vero, che 612 pazienti nel 2020 sono andati fuori regione a fare l'intervento, nonostante il Sant'Anna e Reggio Calabria, anche il Policlinico, abbiano svolto dignitosamente ognuno il proprio ruolo, ma evidentemente non bastano. Che se ne dica, la chiusura del Sant'Anna non può essere, i pazienti che erano in lista d'attesa per il Sant'Anna difficilmente possono essere assorbite dalle altre strutture di cardiochirurgia, se i numeri sono quelli che le ho detto e sono quelli. Ma intanto voi sapete che ci siamo esposti anche come sindaci qualche mese fa dicendo che la Calabria non ha bisogno di commissari ma ha bisogno della politica che si impadronisca anche delle questioni della sanità e che le risolva una volta per tutte, ma in questo momento particolare comunque bisogna distinguere i due filoni che stiamo seguendo. Una cosa è la gestione amministrativa per ciò che riguarda il pagamento delle prestazioni 2020, che sappiamo tutti quanti c'è un ricorso al TAR, quindi a fine mese si discuterà della problematica. L'altra è la vicenda dell'accreditamento. È stata fatta ripartire questa vicenda dell'accreditamento da parte del direttore generale Beve, che ha mandato quindi una lettera all'ASP, l'ASP si è attivato con l'OTA per fare tutte le per verificare se c'erano i requisiti per l'accreditamento. Sono state fatte delle piccole eccezioni, delle piccole prescrizioni per cui la proprietà sta già ottemperando, e noi chiediamo che venga firmato questo decreto per l'accreditamento, perché è assurdo che anche se in questo momento c'è un'indagine da parte della Procura, ma niente a che fare con la vicenda dell'accreditamento, perché tutti sappiamo la qualità che offre oggi questo ospedale, forse il terzo ospedale in Italia per quanto riguarda la cardiochirurgia.
non possiamo permetterci di mandare a casa 300 persone che sono 300 professionisti, attenzione, non sono semplici lavoratori, ma anche se lo fossero comunque sono sempre 300 famiglie. Proprio oggi pomeriggio avremo l'incontro col vicepresidente facente funzione, col presidente facente funzione Spidli e con il direttore generale per capire se c'è la possibilità di firmare al più presto questo accreditamento, che può essere anche un accreditamento con qualche prescrizione, con qualche vincolo, ma deve essere necessariamente dato. Sì, un'avvertenza molto importante per tutta la città. Abbiamo immaginato come Consiglio Comunale di non poterci girare dall'altra parte, così come dovrebbe fare tutta la classe politica, partecipare alla risoluzione, alzare il livello di questo dibattito e cercare in ogni modo di salvare il Sant'Anna. Ci siamo basati su tre linee guida sostanzialmente insieme con la conferenza dei capigruppo, quella di salvare i livelli occupazionali che sono assolutamente a rischio se la struttura veramente dovesse chiudere i battenti, quella di continuare a garantire ai cittadini prestazioni sanitarie di eccellenza così come Sant'Anna fa, e soprattutto anche c'è un problema di indotto economico che verrebbe meno per tutta la città, per un quartiere che vive sulle spalle, tra virgolette, facendomi passare il termine, del Sant'Anna. Abbiamo dunque immaginato oggi di impostare un atto di indirizzo rivolgendoci direttamente al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro Speranza. Sì, il Sindaco Sergio Abramo è da tempo sul pezzo rispetto a questa esigenza un po' di tutti. Probabilmente sembra sempre più evidente che ci sia una discrasia, una diversità di vedute tra il Commissario Longo e il Prefetto Latella. Non si arriva probabilmente ad una soluzione congiunta, proprio per questo noi abbiamo immaginato di scrivere a investendo i vertici più alti, perché rispetto a questo nessuno può dire di non essere informato, e se non si arriva a una soluzione in loco è bene che questa soluzione si trovi a Roma.